Siete coraggiosi anche oggi, perché oggi si parla di qualcosa che viene un po' sottovalutato, che non a tutti piace, perché non l'hanno provato, dicono no prima di provarlo. È una cosa che io mi ci arrabbio. Dovete prima provarle le cose e poi dire no, non mi piace. Dico bene, come si fa con i bambini? Di che cosa parliamo? Di trippa. Trippa. E la facciamo al modo mio. Allora, quando si parla di trippa, prima partiamo subito col fondo della trippa. Eccola qua. Sedano, carote, cipolla e uno spicchio d'aglio. Poi, pomodoro, una buona passata un po' rustica, un po' così grossolana. Poi, pecorino e oggi c'ho la mentuccia. Vedete, un po' appassita, però è buona lo stesso. Mentuccia o menta, va benissimo. E poi lei, la signora trippa, va bene? Allora, iniziamo subito così. Olio, 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 olio. Facciamo subito il fondo, quindi, olio. E andiamo con quello che serve il fondo, quindi aglio schiacciato al massimo, poi vado qui con il mio tagliere, vado sedano, carota e cipolla. Lo sentite il rumorino? Ah, che meraviglia! Allora, parliamo un po' della trippa. La trippa che cos'è? È lo stomaco del bovino, ma è diviso in quattro parti, ok? La parte, quella che più vanno matti i toscani, è l'avomaso, il lampredotto, ok? Allora, questa, vedete, queste sono due diverse parti, perché anche i colori si cambiano, vedete? I colori e la superficie della pelle. Oh! Profuma, profuma! È buonissima. Adesso vado, ripasso la trippa qua dentro. Un po' tagliata grossolana, io la taglio un po' più sottile, però questa qua l'ho trovata già così, tagliata. Eccoci qua. Quindi è lo stomaco dell'animale, ma questo stomaco fa bene o meno? Cioè, si può mangiare o meno? Sì che si può mangiare. Lo trovate già pulito, delle volte in alcuni paesi addirittura cotto, cotto, ok. La cosa importante è questa che voi non sapete. Questa è ricca di proteine. Ha 15 grammi, quasi 16 grammi di proteine su 100 grammi di trippa. Quindi costa poco, proteine e solo 5% dei grassi. Solo 5% dei grassi. Quindi è una cosa buonissima. Poi se la fate bene è ancora meglio. La mia trippa già è precotta, no, questa qui già è precotta. Quindi che faccio? Bello, ne insaporisco bene tutti i profumi, gli odori, il mio fondo, così, in questa maniera, va bene? Bello, fuoco alto, bello, vedete un po' di acqua la tira fuori, vedete un po'? Un po' di acqua la tira fuori. Poi, appena si è bella insaporite, vi faccio vedere quello che faccio. Ci siamo, ecco qua, bella insaporita, adesso vado, pomodoro. Pomodoro ci deve stare, eccolo qua, e questo sale, bello, un peperoncino che a casa mia non manca mai, e adesso con tanta bella pazienza, tanta calma, tanto aspettiamo che si cuoce il tutto e poi vediamo come va a finire. Un'oretta? Confusione! Allora, è pronta. Allora, che faccio? Guardate qua. Metto non menta, a Roma si menta la menta. Io voglio mettere la mentuccia, che mi piace più, o nevitella per il resto dell'Italia. Molta confusione, sentite? Questo qua è spettacolare. Sentite che emozione! Allora, mentuccia, quindi vado, metto un po' sul piatto. Quindi sono passati all'incirca 45 minuti. Mamma mia, che spettacolo. Poi, altra mentuccia che a me piace tantissimo. Questa è una fase che mi devo sbrigare. E mi sbrigo un attimo. Pecorino, 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 romano. E adesso si assaggia. Questa è bella, va.
Oh, qua pagnotta, che buonissimo, è un dolce, è un dolce, non è la trippa, non possiamo farne senza trippa, non si può fare. Facile, economica, proteica, l'ho detto, 15 grammi di proteine su 100 grammi, 5% di grassi, quasi niente, è una cosa che costa 6 euro, 7 euro al chilo. Provatela, di sabato questa, eh? Sabato trippa.